Cari amici di Exclusive, buonasera. Questa sera ci incontriamo per guardare insieme due opere davvero speciali. Sono due formelle che sono conservate al Museo del Bargello, il nostro Museo Nazionale di Scultura, ve le mostro all'interno di questo catalogo, e sono due formelle che sono molto significative perché sono datate 1401 e segnano l'inizio della storia del Rinascimento. Convenzionalmente si usano per iniziare la storia del Rinascimento, il Rinascimento che affonda nel periodo dell'Umanesimo, addirittura il tardo Medioevo, ma insomma la storia sarebbe lunga da raccontare. Ma generalmente quando si chiede quando comincia il Rinascimento, noi rispondiamo nel 1401, l'anno in cui a Firenze ci fu il concorso per le porte del Battistero, concorso che vide molti artisti presentare le proprie opere, ma che è famoso per il contesto, la diatriba e la gara che vide affrontarsi Brunelleschi e Ghiberti. Brunelleschi, che aveva una grande attività come scultore, che ancora doveva svolgere tutte le sue, presentare tutti i suoi grandi progetti che poi lo avrebbero reso più celebre come architetto, ma che sappiamo invece iniziare la sua attività come proprio scultore e quindi abile nell'arte della fusione, ma non così abile quanto Ghiberti, tant'è che la grande differenza tra i due nella rappresentazione della stessa storia, stiamo parlando del sacrificio di Isacco, è proprio nel fatto che Ghiberti cola ogni piccolo pezzo, scusate, Brunelleschi cola ogni piccolo pezzo. Lo realizza a pezzi e poi lo unisce in una sorta di anche linguaggio molto aulico, un linguaggio di conoscenza dell'antico, tant'è che ci sono importanti citazioni come il cavaspine, come appunto, come vedete, no? Ecco, c'è una luce, scusate, non riesco, ecco, al centro, vedete per esempio questa strana torsione del corpo di Isacco, il movimento della mano di Abramo, che ha veramente un grande richiamo all'antico. Ghiberti, invece, dall'altra parte, è più narrativo, è più divulgativo, è più sciolto nel racconto, di grande eleganza nel dettaglio, e soprattutto Ghiberti ha una grande capacità, che è quella di utilizzare la tecnica della cera persa, e così sarà capace di realizzare l'opera in una gettata unica. Sarà Ghiberti che vincerà il concorso e sarà Ghiberti che si occuperà delle due porte del Battistero di Firenze, la porta nord e poi la porta est, quella famosa che noi chiamiamo come porta del paradiso, una porta che si apre a Firenze due volte l'anno, il giorno di San Giovanni Battista e il giorno del Sabato Santo, prima della Pasqua, che era il giorno che dava appunto, che segnava il giorno del battesimo dell'acqua e dei neofiti. E quindi ecco, queste due formelle sono per noi importantissime, si conservano al Museo del Bargello a Firenze, non solo per le note stilistiche, anche per la grande qualità di questi due artisti. Uno poi sarà uno dei nomi della triade del Rinascimento fiorentino insieme a Donatello e Masaccio, e l'altro fonderà una grande scuola alla quale si cresceranno grandi talenti come Donatello. Queste sono le opere scelte da Lucia per oggi. Vi saluto. E vi ringrazio tanto per seguirmi sempre e del vostro affetto che sento vicino, e ci vediamo domani per le opere scelte da Lucia. Ciao!